Bentornati al nostro TG, oggi è la giornata della radio, siamo andati negli studi di Radio Diffusione Pistoia, la radio di Pistoia. Qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. E forse lì c'è giornata internazionale della radio, siamo nella radio di Pistoia perché siamo negli studi di Radio Diffusione Pistoia con il suo presidente Paolo Cardori che ci racconta quali sono le prospettive della radio in un mondo sempre più dominato dall'immagine. Penso che la radio non passerà mai di moda. La radio si può ascoltare in qualsiasi posto, in macchina, mentre uno lavora, da qualsiasi parte. Qual è la storia di Radio Diffusione Pistoia? La storia è iniziata tantissimo, 74, per scherzo, da casa mia, con un gruppo di amici, da una radiospia ci siamo modificata e è venuto fuori Radio Diffusione Pistoia. Pensare prima si andava a cassettine, nastri, bobine, ora basta un computer, insomma, addirittura ora si può dal cellulare praticamente andare in diretta con la radio. È tutta basata sul volontariato, nessuno percepisce niente, è nata ed è rimasta così. Siamo un gruppo di una ventina di persone, all'interno del nostro palinsesto si parte dalla musica da ballo liscio all'heavy metal. Quindi si prende un po' tutto. E poi programmi ce ne sono di tutti i generi. Dirette dello sport, basket. Per quanto riguarda l'FM, su due frequenze, 92.100, quella più grande, diciamo, e un'altra 95. Poi si trasmette anche in streaming su tutte le applicazioni dei cellulari. E da 6 anni siamo anche sul DAB, quasi tutta la Toscana. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. E andiamo alla lettura dei nostri titoli. In occasione della raccolta per Turchia e Siria abbiamo sentito alcuni dei pistoiesi che si sono attivati per raccogliere e portare materiali dal latte in polvere e pannolini per bambini al vestiario sino a borse termiche e coperte. È una protesta in piena regola con tanto di copie delle bollette della tariffa dei rifiuti in bella mostra, quella messa in atto dagli abitanti di Baggio sulle colline di Pistoia. Chiude definitivamente il convento di Santa Maria in Selva a Buggiano. Con l'addio infatti degli ultimi due frati agostiniani rimasti, padre Vincenzo e padre Agostino, il convento chiude in attesa che la curia di Pescia trovi una soluzione. Oltre 200 ballerini hanno partecipato all'ottava edizione di Agliana Danza 2023, concorso internazionale di danza classica, neoclassica, moderna e contemporanea. Per le vincitrici menzioni speciali e ambe borse di studio. Non conosce pause la marcia trionfale della Giorgio Tesi Group che ieri, di fronte a oltre 2.300 spettatori, ha annientato l'ambiziosa Udine, ora in testa al girone, visto il KO di 100 sono rimasti i biancorossi e Forlì. E in occasione della raccolta per Turchia e Siria abbiamo sentito alcuni dei pistoiesi che si sono attivati per raccogliere e portare materiali dal latte in polvere a pannolini, sino a borse termiche e coperte. Felpe uomo. Abbigliamento adulto. Poi c'ho una tenda, un sacco a pelo, sì, e latte in polvere. Sin dalle prime ore del lunedì mattina è stato un via vai continuo di auto, un flusso di generosità che ha unito Pistoia e i paesi della Piana con la gente di Turchia e Siria sconvolta dal terremoto. In tantissimi hanno risposto all'appello lanciato dalla Giorgio Tesi e dalla sua fondazione per la raccolta umanitaria destinata ad aiutare le vittime del sisma. Siamo persone vicino a terremotati perché anche per esperienza, io sono della provincia di Napoli, ho subito, ho avuto il terremoto nell'80, ero bambino e quindi so cosa significa il freddo e non avere un indumento caldo. Nei pacchi, spesso già divisi per tipologia, così da facilitare l'opera di smistamento, non solo prodotti conservati in casa e non usati, ma anche materiali nuovi, comprati appositamente. L'hai già divisa nelle scatole? Sì. Perfetto, allora vai, vieni, ci penso io. Dai. Cosa l'ha spinta a raccogliere questo materiale, a dare una mano?
quella grande disgrazia del terremoto è una tragedia. Mi dispiace, è una tragedia. Molti si sono poi organizzati nei giorni precedenti, creando dei punti di raccolta sul territorio per poi farli convergere nel lab nato nell'azienda di Badia Pacciana, da dove partiranno per le zone terremotate. Ho raccolto un po' tutto tramite le mie clienti, anzi le voglio ringraziare perché sono sempre bravissime. Abbiamo fatto una macchinata piena di tutto, scarpe, tutto. Una cosa che sembra scontata, ma è una cosa che non ci si può domandare, uno lo fa e basta. Penso che quando c'è bisogno, bisogna di fare. E in questo momento questo popolo ha bisogno. E la raccolta presso la Giorgia Tesi Group proseguirà per tutta la giornata di domani. Andiamo a Baggio, una frazione nel comune di Pistoia. Gli abitanti sono riuniti per protestare per le condizioni del paese. Le bollette aumentano e i servizi calano. È una protesta in piena regola, con tanto di copie delle bollette della tariffa dei rifiuti in bella mostra, quella messa in atto dagli abitanti di Baggio, sulle colline di Pistoia. Principale oggetto delle contestazioni, la riduzione delle postazioni dei cassonetti nel paese, ma anche le condizioni della strada, l'assenza di linea telefonica e di fognature. Hanno tolto cassonetti sia a Baggio che alla zona dell'Arena. In tutto il paese abbiamo un cassonetto per la differenziata e uno per l'indifferenziata. Le fogne sono a cielo aperto in tutto il paese, una parte sotto il paese e una parte in cima al paese che va nel mezzo alla strada, che basterebbe 50 metri di fognature a metterla alle fognature centrali. Telefoni isolati perché non arriva il segnale internet, quindi in alcune zone proprio il segnale è completamente assente. Quindi nel 2023 essere in questa situazione secondo me è inaudito. A Baggio c'è anche il problema della strada, la strada che è dissestata da anni e anni e anni, promesse, cartelli che avevano messo e poi hanno tolto con il discorso che i lavori dell'Enel devono arrivare e devono passare un cavo. Nessuno sa quando ci asfalteranno la strada. I ponti che cadono con le transenne appoggiate. Non è soltanto un discorso di comodità, ma anche di sicurezza, perché c'è gente che viene in bicicletta, gente che viene in motorino. I parcheggi, perché Baggio non ha parcheggio. Si continua a ripopolare il paese, i servizi mancano perché quassù non c'è niente e nessuno ci viene incontro. Il problema che oggi però è particolarmente sentito è il problema della riduzione dei cassonetti, una scelta scellerata effettuata in accordo con l'amministrazione che crea disagio in tutta la città, ma in particolare in queste zone dove c'è anche una forte componente di persone anziane che non possono ritrovarsi a fare un tragitto di 400 metri per di più in salita per andare a gettare la spazzatura. E il Vaticano esprime la propria disponibilità a sostenere anche economicamente Don Massimo Biancalani e il suo progetto a Vico Faro. Dunque le informo che questa elemosineria apostolica sarebbe più che propensa a intervenire mediante una concessione di un aiuto volto alla realizzazione di detto progetto di accoglienza, e qui si parla in particolare di ampliare gli spazi dell'accoglienza per una maggiore e fattiva accoglienza dei migranti. Questo è un passaggio della lettera che l'elemosineria apostolica del Vaticano ha indirizzato ad una volontaria di Vico Faro che nei mesi scorsi aveva scritto al Papa per chiedere un sostegno per l'esperienza di accoglienza dei migranti della parrocchia pistoiese di Don Massimo Biancalani. Chiaramente io ho informato il Vescovo, Monsignor Tardelli, con il quale dobbiamo così preparare un'idea da proporre al cardinale. Nel corso di una conferenza stampa ospitata a casa di una residente di Vico Faro, Don Massimo ha illustrato quali sarebbero le necessità per migliorare il progetto di accoglienza. Ristrutturazione sotto la cucina, messa in sicurezza degli ambienti,
ampliamento, perché si parla del Vaticano come un predale. Cioè, se vi proponessero una struttura alternativa a Capico Faro si potrebbe valutare. Non so, ci sono dei conventi vuoti, il famoso convento delle Salesiane è vuoto. Il quarto obiettivo è quello di far decongestionare. Un sostegno importante per una realtà, ha sottolineato Don Massimo Biancalani, che vive di sole donazioni. Ecco, siamo più che contenti che Papa Francesco, attraverso l'elemosineria, si dica, come dire, si mostri attento a questa nostra vicenda, è disponibile a dare una mano. Però ha ragione il Vescovo, la Chiesa non può risolvere con i suoi mezzi il problema dell'accoglienza dei migranti fuoriescono dai progetti, no? Perché Vico Faro sta accogliendo queste persone. La Chiesa ci mette una pezza, noi stiamo facendo ecco, questo servizio ormai da anni. Si aspetta però l'intervento dell'amministrazione comunale innanzitutto, la quale invece ci manda ai sopralluoghi, e anche dalla Regione. Quindi sono questi gli attori che devono intervenire. E andiamo in Val di Nievole, dove chiude il convento di Santa Maria in Selva a Buggiano. Padre Vincenzo è partito per Milano nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 febbraio. Padre Agostino lascerà il convento e la parrocchia il prossimo 22, destinazione Bologna. Con la loro partenza le porte del convento di Santa Maria in Selva a Buggiano si chiudono così definitivamente, almeno per il momento, almeno fino a quando la curia di Pescia, che riceve l'eredità di gestire la parrocchia, non troverà un'adeguata soluzione per continuare l'attività parrocchiale che, al di là delle celebrazioni delle messe, venivano portate avanti dai padri agostiniani. Tutti quanti sanno che dobbiamo lasciare questo tempio, ma il tempio rimane qui per accogliere i fedeli. Speriamo che la Chiesa cresca, che questa comunità cammini sempre nel nome del Signore, secondo lo spirito di Sant'Agostino e dei santi agostiniani. La morte del compianto padre Giuseppe Romani, avvenuta nell'aprile dello scorso anno, aveva già creato qualche disagio nella gestione del convento. La crisi di vocazione ha poi fatto il resto. Secondo le regole dei padri agostiniani, per portare avanti il convento erano necessari almeno 4 frati, forse ne bastavano 3, come ci dice padre Agostino. Rimasti in 2, è stato così inevitabile il loro trasferimento e la chiusura del convento, una struttura risalente al XIII secolo. Non c'era la possibilità di far arrivare un nuovo frate qui a Santa Maria? Non c'era. E quindi questa chiesa viene chiusa? No, Massimo, questa chiesa non viene chiusa, ci mancherebbe. Quanti fedeli vengono, troverà la chiesa aperta. C'è infatti un accordo fra i frati agostiniani e il vescovo di Pescia Roberto Filippini. La domenica è prevista la celebrazione delle messe negli orari consueti. Se ne occuperà Don Jesus Madariaga Molina, parroco di Margine Coperta, in qualità di amministratore parrocchiale. Poi il vescovo, con l'accordo con i parroci, con i fedeli, stabilirà tra un mese, 2, 3, non so fino a quanto tempo, stabilirà in modo permanente come funzionerà questa comunità, questa parrocchia, questa chiesa. Ecco. E nella farmacia comunale numero 4 a Bonelle, frazione di Pistoia, screening gratuiti per la prevenzione all'ictus cerebrale. Prevenire è meglio che curare. Così si può presentare la missione di Farcom, Farmacie Comunali Pistoiesi, e Alice, Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, promotore dell'apertura di uno screening gratuito nella farmacia comunale numero 4 a Bonelle. Molti, infatti, sono stati pazienti che hanno preso parte ai controlli preventivi nati dalla collaborazione tra la dottoressa Sandra Palandri di Farcom e il presidente dottor Gino Volpi, direttore di neurologia dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, da poco premiato agli Angels Awards di Lione come una tra le eccellenze europee nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale. La prevenzione per l'ictus è prevenzione dei fattori di rischio vascolare, quindi sappiamo, no, controllo nei pazienti che noi vediamo in collaborazione con le farmacie comunali in queste campagne che facciamo sul territorio del colesterolo, della glicemia, siamo in grado di vedere la pressione arteriosa, siamo in grado di controllare se c'è fibrillazione atriale, quindi insomma è una campagna di prevenzione piuttosto significativa.
però è anche importante la prevenzione, quello che facciamo per l'informazione ai pazienti di quelli che sono i primi sintomi. Il paziente in quel caso è il primo che deve accorrere al pronto soccorso tramite naturalmente il 118 per essere trattato, perché i tempi per il trattamento sono molto limitati, 4 ore, 4 ore e mezzo bisogna intervenire dall'inizio dei sintomi. Dopo la pandemia va ricostruita la sensibilità delle persone a non sottovalutare sintomi che possono avere e che è opportuno approfondire senza paure, senza ansie, senza preoccupazioni, ma approfondirle secondo nei canali giusti e opportuni. Fare questo vuol dire eliminare le preoccupazioni laddove non ci sono problemi e prendere agli stadi iniziali la malattia, la professionalità che le persone, che il dottor Volpi e Alice portano a questi incontri, perché è importante sapersi relazionare in maniera giusta e corretta con le persone, con i pazienti, per avere anche un consiglio, un suggerimento. Torniamo in Val di Nievole, 69 posti per allievi ufficiali della Guardia di Finanza, i dettagli nel servizio di Massimo Pannocchi. La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando per il reclutamento tramite concorso di 69 allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale per l'anno accademico 2023-2024. A illustrare le caratteristiche del bando è il comandante della compagnia di Montecatini, il capitano Silvia Margottini. Il bando di concorso è stato pubblicato sul portale unico di reclutamento www.impa.gov.it. Nello specifico i posti disponibili sono 60 per il comparto ordinario e 9 per il comparto aeronavale, dei quali 6 sono destinati alla specializzazione di pilota militare e 3 sono destinati alla specializzazione di comandanti di stazione ed unità navale. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età ma che non abbiano superato il 22° anno di età e che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o che lo conseguano nell'anno scolastico 2023-2024. È possibile presentare la domanda entro le ore 12 del 16 febbraio 2023 esclusivamente mediante una procedura telematica disponibile sul portale concorsi.gdf.gov.it. Ai fini della presentazione della stessa è necessario munirsi di un sistema di identificazione digitale o tramite lo SPID o tramite la carta identità elettronica. Al termine della fase di registrazione sarà poi possibile presentare la domanda stessa. Per ulteriori informazioni è comunque possibile consultare il sito internet www.gdf.gov/concorsi. E ora andiamo ad Agliana per un concorso internazionale di danza. Oltre 200 partecipanti all'ottava edizione di Agliana Danza 2023, il concorso internazionale di danza classica, neoclassica, moderna e contemporanea. L'evento è stato promosso dall'Associazione Culturale Il Moderno con il patrocinio del Comune di Agliana e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Una prestigiosa giuria giunta da tutta Europa ha decretato i vincitori assegnando loro coppe, menzioni speciali e soprattutto ambite borse di studio. Ho riscontrato, oltre ad un'ottima organizzazione, anche un livello tecnico-artistico dei partecipanti molto interessante. Quindi con piacere ho accolto anche quest'anno l'invito da parte di Carlo Coda e di tutto il suo staff a far parte della giuria, della commissione esaminatrice e quindi spero anche quest'anno di poter individuare dei ragazzi e delle ragazze di talento per poter dare loro delle opportunità. È una disciplina che al di là di tutto quello che potrà poi accadere, se diventeranno ballerini professionisti o no, comunque è una disciplina che gli riempie la giornata
in un modo un po' diverso, ecco, non stanno sui cellulari prima cosa, attaccati ai cellulari, e stanno in una sala di danza, quindi anche un momento di condivisione, un momento che fa bene al fisico, fa bene alla mente e con la musica, quindi c'è anche l'aspetto proprio, diciamo, musicale di quest'arte. Andiamo in pubblicità, poi il TG Sport con Giada Benesperi, ci ritroviamo per eventuali ultime notizie.